Ciao e bentornati sul nostro canale. Quest'oggi prepareremo un piatto molto veloce da preparare, con un tempo di preparazione intorno ai 20 minuti, ma comunque molto molto saporito. Gli ingredienti per 4 persone sono un petto di pollo medio-grande, un uovo, dell'impanatura di mais tostato, del curry, un ciuffo di prezzemolo, sale ed olio di semi per frittura. Partiamo subito con la preparazione. Prendiamo il nostro petto di pollo e rimuoviamo l'eventuale ossicino centrale. Dopodiché andremo a tagliare il nostro petto di pollo in listelli lunghi, di comunque sia un diametro generoso, in maniera tale che comunque sia, quando andremo a morderlo, sia molto succoso. L'importante è che cerchiate di farlo di sezioni più o meno costante, in maniera tale che il tempo di cottura sia il medesimo per ogni straccetto di pollo. Ora andiamo a sbattere l'uovo, salarlo e dopodiché andremo a immergerci tutti i nostri straccetti di pollo. Li lasciamo riposare dai 10 ai 15 minuti, in maniera tale che l'uovo si amalgami bene con il nostro pollo. A questo punto non ci resta che impanare il nostro pollo. Nella panatura metteremo già il trito di prezzemolo ed il curry, che darà una marcia in più al nostro piatto. Qui il curry lo dovete aggiungere a piacere, perché comunque sia una spezia particolarmente gustosa, quindi dipende molto dal vostro palato, se volete avere un gusto più predominante di curry o meno predominante di curry. Ora passiamo a friggere il nostro pollo. La frittura è una parte fondamentale per la riuscita di questo piatto. Quindi prendiamo una padella, nel mio caso io ho preso una padella a diametro 24, un po' più piccola, in cui farò più passaggi, perché bisogna mettere abbondante olio, perché i listelli di pollo, i nostri straccetti, devono galleggiare nell'olio e quindi essere completamente sommersi per una perfetta frittura tutta intorno allo straccetto di pollo. Altra cosa ben importante, l'olio deve essere ben caldo. Come vedete, come ho messo il primo straccetto, è partito subito a friggere, quindi questa è una dimostrazione che il nostro olio è pronto per la cottura. Quindi, se non volete utilizzare troppo olio, il mio consiglio è sempre il medesimo. Prendete padelle un po' più piccole e un po' più alte, in maniera tale che il pollo rimanga completamente coperto. Come nel mio caso, io questa sera ho preparato anche le patatine fritte, che hanno un gusto neutro. E quindi prima ho fritto le patatine, dopodiché ho fritto il nostro pollo. L'olio ben caldo e così abbondante fa sì che il nostro pollo da un lato frigga meglio, dall'altro assorba meno olio possibile. Comunque sia, olio ne assorbe, quindi faremo due passaggi diversi in due piatti diversi con carta, in maniera tale da farne restare il meno possibile sul nostro pollo. Quindi serviamo ben calda a tavola e mangiamo. Buon appetito da Max e Cook!